Comunque, la preparabilità, abbiamo detto, si apre tutti gli spazi del tipo CK. E vabbè, poi vedremo successivamente, diciamo, negli spazi di Banach questo concetto come importante. Un altro concetto importante per le applicazioni funzionali è quello di compattezza. Per capire bisogna ricordare alcuni tratti di analisi 1, analisi 2. Se vi ricordate, se voi avete una funzione F definita per esempio in intervallo a B chiuso e limitato a valori reali, si dimostra che se F è C0 di AB, allora esiste x secondi, x segnato e x due volte segnato appartenenti ad AB, tali che f di x segnato uguale al minimo di f di x, x variabile in AB, e f di x doppiamente segnato è uguale al massimo di f di x. Questo risultato si esprime rapidamente dicendo una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato è dotata di minimo e di massimo. Questo teorema in analisi 1 si dimostra per le funzioni di una variabile, poi si dimostra per funzioni di n variabili, definite in un sottoinsieme di Rn chiuso e limitato. Nella dimostrazione di questo teorema interviene una proprietà fondamentale degli spazi RK. Adesso io non pretendo che voi vi ricordiate la dimostrazione, vi richiamo il succo. Si parte da certe valutazioni, che si introduce l'estremo inferiore della funzione, si deve far vedere che l'estremo inferiore è un valore assoluto, allora si costruisce una successione di punti che approssima l'estremo inferiore per meno di 1 su n. E poi si prende questa successione di punti e a questa successione di punti si applica il teorema di Bolzano-Weierstrass. Col teorema di Bolzano-Weierstrass si costruisce una sottosuccessione convergente e il punto a cui converge questa sottosuccessione è il punto di minimo se si è ragionato sull'estremo inferiore. Analogamente sull'estremo superiore. Cioè interviene essenzialmente la proprietà del teorema di Bolzano-Weierstrass, che dice che ogni successione di punti, ogni successione di numeri reali ha un'estratta convergente, e in Rn ogni successione di punti di Rn che sia limitata ha un'estratta che è convergente. Quindi se l'insieme da cui si è partiti è chiuso, il punto a cui converge appartiene all'insieme. Quindi questo dice il fatto che esiste un punto in cui la funzione assume il valore uguale all'estremo inferiore, strettamente legato a questa proprietà. Ora, noi abbiamo messo in evidenza nella precedente lezione che quando si tratta di applicazioni, il problema, se io ho un'applicazione T da uno spazio S1 a valori reali, perché per il massimo e il minimo, diciamo, si deve lavorare, ma almeno se non si vuole prendere uno spazio ordinato, che sarebbe un casotto, ma si fa anche, si prendono trasformazioni da uno spazio metrico a valori reali. Allora si chiede se questa trasformazione, siccome assume valori reali, è dotata di minimo e di massimo. Allora il problema che si pone, conoscendo l'analisi, è di vedere e trasferire in questo quadro se ci sta il teorema di Weierstrass. Cioè se si può affermare, supponendo che la trasformazione T sia continua, se si può affermare che su S1 spazio metrico questa è dotata di minimo, che, come vi ho messo in evidenza nella lezione precedente, è un risultato che interessa il calcolo delle variazioni quando si deve trovare il minimo di un funzionale, non so se è chiaro, che interessa per esempio problemi di minimo, superfici minime,
problemi energetici, energia minima e chiara, e così di seguito, va bene? Ora, che cosa succede? Se lo spazio metrico S1 ha la proprietà di Weierstrass, ci troviamo, si può cercare di ripetere la, si può cercare di ripetere la dimostrazione che si fa sull'intervallo AB se in S1 ci sta questa proprietà, che ogni successione, si può ripetere il modello costruttivo e ci si incontra, si va a scontrare contro la proprietà che se si prende una successione di punti di S1, da questa successione si può estrarre una sottosuccessione convergente. Se ci sta questa proprietà, la dimostrazione fila pari pari, è chiaro, no? Però se si prendono, prendiamo uno spazio C0, vediamo che significa la proprietà di Weierstrass. Oh, ma sono sfortunato io, non... questo mi scriveva bene. Prendiamo lo spazio C0, C0 di T, dove T è un dominio di uno spazio Rn o di l'intervallo B. Allora, cosa significa la proprietà di Bolzano-Weierstrass? Cosa significa ritrovare? Questo qui è il nostro S1 nell'esercizio che stiamo facendo. Capite? Se io ho un'applicazione che trasforma funzioni continue in numeri reali, per esempio un integrale su una funzione di y primo, y secondo, eccetera, trovare la proprietà di Weierstrass significa che se io prendo una successione di punti di C0, e che sono una successione di punti di C0? Una successione di funzioni continue. Ricordiamoci che nel teorema di Weierstrass, siccome siamo su un intervallo chiuso e limitato, la successione di punti dell'intervallo AB deve essere prima di tutto limitata. Quindi facciamo la stessa ipotesi, prendiamo una successione di punti, una successione di funzioni continue in T, supponiamo che sia limitata. Limitata rispetto a che? Rispetto alla norma lagrangiana, alla metrica lagrangiana. Esiste un numero M tale che eccetera eccetera. Allora la proprietà di Weierstrass, la proprietà di Bolzano-Weierstrass cosa direbbe? Che da questa successione di funzioni continue limitate si può estrarre una sottosuccessione di funzioni, una sottosuccessione che sia convergente in C0. Ma convergente in C0, che significa? Convergente uniformemente. Quindi si dovrebbe verificare la proprietà che voi prendete una successione di funzioni continue limitata e da questa successione potete estrarre una sottosuccessione uniformemente convergente. E questa si capisce subito che è un'utopia, perché dalla convergenza, anche se ho la limitatezza, tra la limitatezza e la convergenza ce ne passa, perché dovete sapere che se prendete una successione per esempio di numeri reali limitata, questa successione ha estratte convergenti che convergono in punti che si possono scegliere a piacere tra il minimo e il massimo limite. Però per la successione di funzioni continue dalla limitatezza dedurre l'esistenza di una sottosuccessione uniformemente convergente sembra una cosa, diciamo, che non sta né in cielo né in terra. E allora la cosa si risolve introducendo spazi con questa proprietà. È chiaro, no? E si parla e si introduce una nozione che voi già avete orecchiato, perché se vi ricordate quando si parlava di insiemi chiusi e limitati di Rn si diceva compatti. I compatti di Rn cosa sono? I sottoinsiemi chiusi e limitati. Bene, questo termine compatto è un termine proprio dell'analisi funzionale e che è stato evidenziato dopo che sono stati introdotti gli spazi astratti. Allora, uno spazio metrico si dice compatto se ha la proprietà che ogni successione di punti dello spazio metrico ha un'estratta convergente. Questa proprietà, diciamo, va detta meglio, perché va detto convergente a un punto dello spazio, perché se sto in R e prendo una successione limitata e questa successione la prendo appartenente a un certo insieme,
Posso dire sempre che ha un'estratta convergente, ma la convergenza non è detto che poi sia un punto dell'insieme. Se l'insieme è chiuso, converge al punto dell'insieme. Quindi la proprietà va detta con precisione, tanto è che i matematici russi questa lezione la dicono in un modo, diciamo così, più preciso. Cioè, una successione di elementi di uno spazio metrico S1 si impone che abbia la proprietà che da essa si può estrarre una sorta di successione convergente a un punto di S1. Perché convergente potrebbe essere S1 spazio metrico contenuto in un altro e convergere a un punto dell'altro, come abbiamo messo in evidenza con le questioni di densità. Allora si può dire compatto, per esprimere questo fatto si dice che lo spazio metrico è sequenzialmente compatto. I matematici russi aggiungono in sé, è compatto in sé, per dire che l'estratto è convergente ma converge a un punto dello spazio. Per distinguerlo, nella letteratura che usiamo noi, si dice compatto se è convergente, stiamo nel il nostro universo S1 è convergente, si capisce che è il punto di S1, è chiaro? Allora questa proprietà si chiama di sequenziale compattezza e vedremo che poi è distinta da un'altra e si verifica per le successioni limitate di Rn a un'estratta convergente, ma poi a chi converge non ce ne frega granché, scusate il termine. Allora in quel caso si dice che è relativamente sequenzialmente compatto, si mette vicino il relativamente per lasciare il dubbio sull'appartenenza del limite poi della successione estratta. Allora si dice relativamente sequenzialmente compatto, quindi queste due distinzioni dovete tenere presente, perché se leggete qualche lavoro scritto dai russi la distinzione è compatto in sé oppure compatto soltanto. Va bene, quindi uno spazio metrico lo diremo sequenzialmente compatto se ha la proprietà che ogni successione di punti dello spazio metrico ha un'estratta convergente a un punto dello spazio. E voi potrete cimentarvi utilmente facendo vedere che se lo spazio metrico S1 ha questa proprietà e avete una trasformazione continua da uno spazio metrico in R, per la trasformazione vale il teorema di Weierstrass. Cioè fate la stessa costruzione che si fa, ci stanno altri tipi di dimostrazione, ma fate la dimostrazione dove si ricorre al teorema di Bolzano-Weierstrass, perché la dimostrazione del teorema di Weierstrass ce ne stanno altre, non so se è chiaro, però c'è quella fondamentale, secondo me importante, che utilizza direttamente la sequenziale compattezza delle successioni. Ecco, purtroppo questa definizione di compattezza c'è un'altra formulazione che adesso non so se parlando, quando facendo i seminari di teoria delle distribuzioni abbiamo utilizzato ampiamente. C'è un'altra proprietà di quelli che chiameremo spazi compatti, che è la seguente: uno spazio metrico si dice compatto, quindi non sequenzialmente compatto, se da ogni ricoprimento mediante aperti, che si chiama ricoprimento aperto, si può estrarre un sottoricoprimento finito.